Buon pomeriggio e benvenuto in questa nuovissima live di questo nuovo progetto che ho avviato qua nella community, nelle varie community, che è quello relativo al dentro l'azienda. Come funziona? Beh, sono qui con gli ospiti Matteo e Stefano, che appunto adesso li farò raccontare di FBC, appunto, che è la loro azienda con la quale poi appunto vanno a vendere su Amazon. Ma prima di entrare nella live, io come sempre devo ringraziarti della tua presenza, del tuo processo e di tutto quello che fai all'interno della community, perché non posso darlo per scontato, non posso dare per scontato i 3.000 e passa membri che siete qua all'interno. Quindi veramente un grazie di cuore e poi, come sempre, ti ricordo che la live rimarrà registrata qua all'interno e l'andrò anche a ripubblicare sul mio canale YouTube e ovviamente verrai aggiornato su questo. Io, mentre sento i microfoni attivi di Matteo e Stefano, il microfono attivo anzi, li vado a far presentare per farci raccontare come si vende su Amazon con successo realmente, anche perché tante volte si sente di tutto e di più, cioè si sente che chiunque può farlo, che non ci vuole chissà che cosa, chissà, non lo so, veramente penso che tu abbia sentito un po' di tutto, ecco, e con loro spero di poterti portare in trasparenza un po' il dietro le quinte di questo mondo, in un certo senso, e i processi che servono per farlo funzionare, cosa non scontata oggi, di cui si sente tutto nei corsi, da agenzie e tutto, ma alla fine quello che conta sono i seller sul campo, quelli che realmente sono sul fronte. Quindi io ringrazio anche per la loro presenza Matteo e Stefano e lascio ovviamente a loro la parola. Wow, che inizia? Vai Matteo, grazie a te Inizio io. Andrea. Ovviamente, Andrea, grazie a te per l'opportunità di raccontarci. Opportunità che abbiamo preso ben volentieri perché, insomma, sai, no? Anche per il percorso che facciamo su LinkedIn, ormai siamo usciti dallo scoperto. Allora, che dire, Chi siete? Chi inizio. Chi siamo? Chi siamo? Allora, siamo è Matteo e un'azienda. chi è Stefano? Chi è Io Matteo e chi è Stefano? sono Matteo e sono l'amministratore dell'FBC. Lui è Stefano ed è uno dei team leader dei due team di Amazon, Hotshot, il team Hotshot. Ottimo, ottimo. E siamo un'azienda in sostanza di Amazon seller 100% focused ed orientati alla vendita dei nostri brand su Amazon. Quindi chiarisco soprattutto questo aspetto: non vendiamo su eBay, non vendiamo su Mano Mano, non abbiamo il nostro store privato, noi vendiamo unicamente su Amazon, sulle piattaforme europee, perché siamo figli di quella linea di pensiero: fai una cosa e falla bene, prova ad eccellere, che è già tanto. Ok? Una bella cosa. E prima hai accennato, no, un tema, soprattutto per chi è nuovo nel mondo di Amazon, lo sta cercando di studiare, sta cercando di capirlo, perché poi mi capita anche spesso che persone mi chiedano, sai, conoscenti del paese o persone anche su LinkedIn, online e quant'altro. Ma com'è vendere su Amazon? Sì. Allora, Com'è vendere su Amazon? non voglio dire un incubo, perché ha tanti aspetti positivi. Non è semplice. Per quanto riguarda il mio punto di vista, io l'ho sempre detto, lo dico e ci scherzo anche spesso con i ragazzi, per me è come fare un patto col diavolo. Però magari su questo poi ci torniamo dopo. Un attimo, perché dici che fare con un patto è fare un patto col diavolo? Io guarda, intanto guarda Matteo e Stefano, voglio, giusto per chi è che guarderà questa live o chi la sta guardando, appunto, voi avete quindi un brand su Amazon, giusto? Cioè, voi vendete con un brand che è vostro, i vostri prodotti e vendete solo su Amazon, quindi non su un sito, e soprattutto avete buoni risultati su Amazon. Per questo anche che vi ho contattati, e perché siete quelli, una tra le aziende più sul fronte, diciamo, su Amazon. Quindi, giusto per dare una Più che panoramica di buoni, questo, dai, cioè, più che buoni. allora, mi ranking unofficial datoci dal nostro account manager fra i primi 50 seller in Europa, Ecco, in Italia, ecco. perdonami, magari in Europa, in Italia. E sì, diciamo che nasciamo con un brand private label di prima infanzia, che dopo 4 anni abbiamo ceduto, abbiamo fatto un exit, un aggregatore di brand su Amazon, e siamo ripartiti da 2 anni e mezzo con il brand attuale che è Flowen, dove trattiamo articoli di casa e cucina, soprattutto inerenti al mondo tessile e bedding della casa e cucina. E quest'anno puntiamo a chiudere, se Stefano insomma mi aiuta in questo, a fare circa 11-12 milioni di fatturato fiscale in tutta Europa.
quindi diciamo che qualcosa la vendiamo su Amazon. Parliamo di una media di 70, che oscilla tra i 70 e gli 80 mila ordini al mese. Sì, molto molto interessante, cioè ovviamente sono numeri di chi sa fare le cose, ovviamente avete un team, immagino, cioè non siete solamente voi due per gestire tutto questo. Abbiamo un team di 13 persone, così composto. Fondamentalmente abbiamo il team finance, che è un team indipendente, e poi il team Amazon è radicato in due, tra virgolette, sottogruppi. Diceva prima Matteo, Hotshot e Domus Design, dove sostanzialmente per ogni team c'è un product manager che si occupa della ricerca e sviluppo a 360 gradi di tutti quelli che sono i nostri prodotti, nuovi e anche in essere. L'Amazon Specialist di riferimento, in questo caso sono due per team, l'Amazon Specialist nella nostra azienda è la figura che si occupa in toto della vita e la morte dei prodotti su Amazon, quindi dalla creazione liste banalmente, al ranking up, al mantenimento, strategie di marketing, lancio di A/B test, per esempio per Made Image, c'è il nostro grafico che sostanzialmente ogni tanto ci vuole ammazzare, perché ci sogniamo Made Image, voglio testare questo, voglio testare quello. Sì, c'è anche un team grafico che ci supporta, naturalmente c'è una persona che si occupa della logistica, che è in perenne periodo di picco, forse dovremmo affiancargli un altro collaboratore, Matteo. E sostanzialmente questa è FBC. C'è uno human resource, però diciamo che non è tanto lato Amazon, bensì lato FBC come struttura aziendale, ecco. Dicevo prima l'importanza di specificare qual è la nostra struttura aziendale, perché FBC, come diceva prima Matteo, non è un marchio o un reseller di prodotti che già esistono. Noi fondamentalmente che cosa facciamo? Attraverso le nostre analisi di mercato facciamo naturalmente lo studio, analizziamo i dati e poi iniziamo lo studio del prodotto, di cosa ha bisogno il cliente, cose che possiamo migliorare sul prodotto, quindi l'analisi delle recensioni dei nostri competitor, andiamo a migliorare quello che è il prodotto per entrare nel mercato con un prodotto naturalmente vincente, sai, sempre offrire sempre quel plus, quel must rispetto agli altri. Facciamo tutto a 360 gradi, e questa è la nostra peculiarità, che ci occupiamo tanto anche e soprattutto di ricerca e sviluppo, non solo della parte della vendita, ma internamente abbiamo i product manager, abbiamo gli Amazon specialist che sono mezzi product manager anche, e quindi ci occupiamo anche dello sviluppo, di identificare che tipo di prodotto, per quale mercato, come deve essere, facciamo scouting dei fornitori e tutto il percorso, è come se fossimo un mezzo D2C, direct to customer. Okay. È interessante questo, perché appunto chi guarderà questa live, quindi voi avete risultati comunque milionari, cioè il milione di fatturato lo toccate, quindi per far capire come funziona, quanto è importante, appunto mi stavate evidenziando la differenziazione nel ciò che proponi, quindi andare a studiarla meglio, a studiare meglio il prodotto, che ovviamente va in linea sempre di più al cliente, per andare a prendere, cioè prendere, tra virgolette, andare a trasmettere ciò che siete nel mercato, in questo modo ovviamente consolidate il posizionamento, una cosa che in realtà è molto interessante, perché voi state dicendo che le radici, cioè quanto è importante, quanto è differenziato il prodotto, quanto è, diciamo, disegnato sul cliente il prodotto, è molto più importante di poi quello che è l'aspetto vendita, che comunque è importante, però attenzione che è una conseguenza. Io questa cosa, perché poi questa cosa ne parlo anche tanto nei video, però viene strasottovalutata e quasi come un sì, vabbè, io prendo il prodotto e lo metto in vendita. Qua stiamo dicendo invece, che può sembrare scontato, ovviamente voi magari siete da anni in questo settore, ma tantissimi, per tantissimi non è scontato, tantissimi ancora cercano il prodotto simile a Pinco Pallino e lo vanno a rivendere col loro marchio. Attenzione che qui proprio abbiamo un caso dove voi state dicendo con risultati che questa roba non funziona. Cioè nel senso qui, e lo dicano i fatti poi, quindi grazie di questa cosa, di questa condivisione. È tutta una questione di scelta. Cioè, ci sono vari modi di vendere su Amazon, no? C'è l'online arbitrage, c'è il reseller, c'è chi fa tutt'altra attività, poi decide anche di aprirlo come un mercato aggiuntivo, e poi ci sono le aziende come la nostra, che viviamo e campiamo di Amazon. Benissimo. Sì. La differenza fra noi e chi lo fa diversamente sta proprio in quello che hai detto tu, cioè c'è chi ha 3.000 articoli,
dici ok, apro il mercato Amazon e poi quello che succede, succede. Magari divento bravo a fare le liste, a fare per click, la grafica, sai tutti i dettagli della vendita. Proprio in sostanza il prodotto è già deciso, ce l'avevi già. La differenza rispetto a noi sta tutta lì, cioè noi ideiamo il prodotto che potenzialmente può conquistare i mercati di Amazon. Perché? Perché studiamo un prodotto che ha la maggiore appeal per l'utente che compra su Amazon e questo cambia tutto. Cambia tutto. È differente avere un prodotto che tu, che è destinato, che è nato per essere, diciamo, un prodotto da scaffale e poi tu punti anche, no, a venderlo su Amazon, perché lì stai cercando di conquistare il pubblico retail, il pubblico classico, più quelli che comprano su Amazon. Ma ogni mercato e ogni cliente ha la sua logica. Quindi noi abbiamo settorializzato il cliente Amazon. Studiamo quello che vuole, come lo vuole, di che colore lo vuole, perché lo vuole, dove lo vuole, e da lì nasce il nostro prodotto. Capisci bene, giustamente, Andrea, che così ha molto più presupposto, no, di essere venduto bene, a differenza di chi ha un prodotto e poi tenta la vendita su Amazon. Ecco perché noi facciamo quello che facciamo con 15 prodotti e gli altri con 5.000, 6.000, 7.000 articoli non fanno magari quello che facciamo noi. Perché è proprio un approccio diverso, no? Noi andiamo a capire cos'è che vogliamo andare a posizionare su Amazon, perché nasciamo da quelle che sono le esigenze del cliente, certo. Tutta la filosofia Lean dietro, uno studio e quant'altro. E questa è una differenza che io provo a spiegare a tutti, no? E non tutti comprendono. Sta tutto lì il gioco. Perché poi, se tu parti facendo un prodotto buono, che già ha delle ottime basi per essere apprezzato dal pubblico di Amazon, allora lì, paradossalmente, può essere anche meno bravo a venderlo, no? Un po' si vende solo, poi solo non si venderà mai, perché chiaramente la competizione su Amazon è immensa, no? Lo sai meglio di me. Sì. Però intanto le basi le stai mettendo bene. Qui sta la metà della differenza, secondo me, di chi poi su Amazon spacca e di chi fa un semplice svuota magazzino. Guarda, Andrea, a ragione di quello che ha detto Matteo, fondamentalmente le parole di Matteo sono radicate fortemente nella storia di FBC. FBC come nasce? Dall'esigenza di uno dei founder di risolvere una problematica personale, nel senso che c'è stata una gravidanza, quindi servivano prodotti per la prima infanzia e per le donne incinta. È una cosa bellissima. Poi la prima cosa che fai è ti giri intorno e dici dove compro queste cose. Non ci prendiamo in giro, il primo marketplace è Amazon. Ormai Amazon è un motore di ricerca a tutti gli effetti, non solo Google, anche Amazon è un motore di ricerca. Di Google. Sostanzialmente uno dei nostri due founder che cosa ha fatto? Ha visto che su Amazon, sulle piattaforme di Amazon Europa, era dominata da un brand che adesso non cito, della grande distribuzione, ma aveva tanti problemi. Da lì è nata l'opportunità. Lanciamo un brand di prima infanzia cercando di risolvere quelli che sono i problemi che i clienti stanno diciamo argomentando, ok? Quindi è stato preso quel concetto lì, quello che spiegava Matteo, e da lì è nata sostanzialmente FBC con lo sviluppo del primo brand che si occupava appunto di prima infanzia e prodotti per donne incinte. Ottimo, guarda, io infatti stavo arrivando proprio lì, nel senso, come è nata appunto la vostra idea di vendere su Amazon, cioè alla fine come si è sviluppata questo progetto, ed è interessante come appunto evidenziate sempre nei vostri discorsi il cliente, che invece oggi, e anche qui uno potrebbe dire, beh, ma è scontato, no? Io vendo ai clienti, attenzione che non è così, perché anche qui nella community proprio vedo tantissime persone che quasi il cliente è un bersaglio, nel senso, ci sta prendendo in giro. Tante volte sento questa cosa e forse è anche il problema per cui tante aziende, in Italia soprattutto, falliscono, perché il cliente è quasi un nemico e non è invece non è proprio il valore che ci permette di sopravvivere e di crescere. È il nostro datore di lavoro, il cliente, quindi la prima cosa da capire è questa: il cliente è tutto nel business, il cliente è farlo felice, è tutto nel business, quindi questa è la prima cosa da apprendere, qualunque tipo di business, non sto parlando solo di Amazon FBA, FBM o qualcos'altro, qualunque tipo di business deve partire da questo concetto fondamentale, il primo concetto della filosofia Lean: dare valore al cliente sempre, ovunque e comunque. E da questo concetto base, cardine, deve partire tutto il resto del business, tutte le scelte che poi vengono fatte dopo.
anche per questo siete qui, no? Alla fine date valore paradossalmente all'intera community, nel senso, senza che cioè veramente in un modo impressionante. Io veramente vi ringrazio, perché non posso darlo per scontato. E quindi mi viene anche la curiosità, nel senso, quanto tempo ci avete messo per arrivare dove siete oggi? Quanto è durato questo processo? Da quando avete iniziato? Una domanda. Guarda, mi collego io, ti rispondo che un anno in FBC sono come 4 anni nella vita reale, è tipo Dragon Ball, la stanza dello spirito del tempo. Per i capelli che ho perso. Sì, fondamentalmente, scherzi a parte, la verità è che FBC forma professionisti, prende ragazzi appassionati e li trasforma in professionisti a 360 gradi. Io facevo in parte quello che già ho fatto oggi, ma lo faccio a livelli molto più alti. I miei colleghi fanno quello che fanno oggi, prima facevano tutt'altro, ed FBC li ha trasformati davvero, è stato il trampolino di lancio per il mondo del lavoro, diciamo, ma non per chi era alle prime esperienze, piuttosto proprio per le mansioni che facciamo. Ci troviamo magari a gestire importazioni, fornitori, centinaia di migliaia di euro di forniture, vendite. Cioè, ti faccio un esempio, quando io ho fatto il colloquio, ormai a settembre sono 4 anni, io vendevo su Amazon dalla mia cameretta, un po' sbagliando, ecco, tra virgolette. E poi ho conosciuto FBC proprio su LinkedIn dicendo: guarda, io vi sto mandando la candidatura, ma più per conoscervi, voglio lavorare con voi, ma più per conoscervi, ecco. Sono molto curioso per imparare i trick. Per imparare i trick. Cioè, fondamentalmente, un ragazzo che vendeva dalla sua cameretta, che sì, faceva degli ottimi risultati per quelli che erano, diciamo, i miei standard all'epoca, durante il colloquio mi è stato detto: ma se io ti affido 80.000 euro al mese in advertising, tu ti spaventi? Ho detto: no, tu dammi, poi vediamo. È andata veramente così, guarda, ve lo posso giurare, è andata veramente così, e Stefano ha risposto esattamente in questo modo, ed è stato il momento in cui ho detto: perfetto. E guarda, poteva dire anche quando già era entrato nell'organico. Naturalmente parlo di budget mensile, non annuale. O... sì. Bellissimo. Comunque, per rispondere alla domanda specifica di Andrea, guarda, io sono in FBC da 4 anni e mezzo. Sì, quindi sì, tutto è successo in 4 anni e mezzo, più 4 anni di storia pregressa dei founder, ma in realtà poi Nimo e tutto quello che è successo dopo, l'esplosione è avvenuta con 4 anni e mezzo fa. Con l'arrivo di tutti noi. Sì. Certo. È interessante questa cosa, siete un po' cresciuti tutti insieme, no? Nel senso, in tutto questo processo. Poi è bello anche l'unione che si crea, che penso sia la cosa più importante, perché comunque quando hai dei team, cioè comunque l'azienda è quella, però devi crescere sulla base delle esigenze di tutto il team. E questa penso sia una delle cose più difficili, perché ognuno ha proprio i suoi bisogni, i suoi impegni, le sue cose, e non, poi in un mondo sempre più digitale, la vita virtuale, cioè il mondo virtuale online di Amazon entra un po' nella vita privata, secondo me, un pochino. Sì, no, quindi poi era, ora, ormai prendo il mio esempio, ma penso sia anche quello di Stefano, vita privata e lavorativa ormai sono mischiate, ma perché noi siamo fatti così, e credo che anche un po' questa faccia la differenza. Ora, non voglio lanciare messaggi sbagliati, sono scelte personali, ognuno le prende per quelle che sono, no? Chiaramente. La cosa che mi fa riflettere è il modo in cui, no, è partito tutto, nel senso che oggi siamo strutturati, c'è un'organizzazione di... ma all'inizio, Andrea mio, entro in FBC perché sia io che Stefano venivamo da un'altra realtà, cioè io vendevo gazzette di piscina, accessori per le piscine su Amazon, cucce per cani, quindi un altro mondo, e mi trovo a fare un corso di functional training Tabata, ricordo, con uno dei founder dell'azienda, ok? E senza conoscerci iniziamo a fare coppia, no? Mentre facevamo l'allenamento, ci allenavamo insieme. E a un tratto ci ritroviamo a una cena del corso e mi suona per sbaglio la notifica di Amazon, no? Ecco. Wonder sente la notifica e dice: no, vabbè, questa notifica la conosco. Insomma, iniziamo a parlare e finisce: tu cosa fai? No, io vendo, prendo prima infanzia su Amazon. E dopo un po' c'è stata, insomma, questa fase di corteggiamento che durava un annetto e mezzo, in cui Michele, no, cercava di assumermi, però io ero molto fidelizzato all'azienda nel quale lavoravo, no? Che ancora oggi stimo, rispetto, è una bellissima memoria,
Però dopo un anno e mezzo mi convinco, perché era quello che volevo, no? Era un'azienda che trattava Amazon, ma anche tanti altri mondi. Invece FBC era già verticalizzato solo su Amazon, io sentivo dentro che volevo quello. Entro, ma ero il secondo assunto. Quindi in sostanza entro come Amazon Specialist, ha detto la logistica, ha detto la logistica, product manager, grafico e tutto, no? Ed eravamo io e quest'altro ragazzo, Luca. Da lì a soli 4 mesi avevamo assunto 7 persone. Mamma mia. Quindi, e io ero diventato il team leader. C'ero entrato per fare logistica, dopo mi appioppano product management, vendite, recruitment, quindi facevo HR, tutto. A distanza, poi l'ottobre di quello stesso anno avrei sentito Stefano e poi l'avremmo assunto. Era un casino, era tutto da organizzare, tutto. Appunto, guarda Matteo, a me viene da chiedere, ma quindi, cioè, quanto è stato importante, cioè, lavorare su te stesso, lavorare su voi stessi, cioè, per poi per far quadrare tutti i tasselli? Perché comunque, come hai detto, te sei stato nella logistica, però poi... All'inizio non quadrava. Saper gestire... Esatto, come hai fatto in un certo senso? Non sapevo gestirlo. Semplicemente abbiamo trovato 2 persone splendide che hanno visto del potenziale in tutti noi. In me in primis e poi in tutti gli altri, perché loro sono fidati delle persone che giustamente noi pensavamo di assumere. E non eravamo assolutamente pronti. Cioè io tornavo a casa, sudavo, avevo gli incubi, avevo l'ansia, perché prima mi trovavo a gestire spedizione di 500 euro, entravo qui... sai qual è stato l'approccio all'inizio? Era questo, mi vergogno un po' a dirlo, però in realtà è quello che succede quando si è piccolini. Guarda Matteo, questo è il problema, risolvilo, bocca al lupo. Sì. Quindi io entro e mi trovo a gestire spedizioni da migliaia di euro dal punto zero. Io, ok, sì. Fai il product manager, ok, come si fa il product manager? Corsi, libri, studio, YouTube, si lavorava veramente H24 e si sbagliava tanto. Da lì poi, periodo Covid, quindi che succede? Esplodono le vendite e c'ero io che andavo dal fornitore, dove andavo fisicamente dal fornitore a dire no, quanto di cuscini devi fare? 800 al giorno sono pochi, 1000, 1200. Ma sei pazzo, come facciamo che risolvi questo problema? Nel frattempo competitor che ti mandavano segnalazioni, nel frattempo per Amazon andava le politiche. Non, è stato semplicemente ok, io più andavo avanti più mi rendevo conto, io non sono pronto a fare questo, però lì poi ti trovi davanti nelle scelte di dire perfetto, o rischi. Cosa c'è da perdere? Tutto. Benissimo, farò lo stesso. Questa è stata la mia scelta. Avevo tutto da perdere, quindi un lavoro ipersicuro, entro qui, tutto da sistemare, tutto da organizzare, persone da assumere. Chi l'aveva mai fatto? Nessuno. Però la cosa che ha cambiato tutto è stato il fatto che ci hanno dato un'opportunità. Quindi io questo ho visto i mezzi e l'opportunità, perché i mezzi c'erano, perché è un brand comunque che già stava andando bene, e delle persone che erano disposte a investire su un team giovane. Quindi mezzi più opportunità. E mi sono lanciato. Ci siamo lanciati tutti. Poi anche i ragazzi, quando hanno accettato, insomma, di entrare nell'organico, hanno fatto una scelta del genere, ok? Vedevano questo brand che stava esplodendo, ma... ecco, l'esempio perfetto che mi piace fare, noi eravamo un aeroplano in volo, ma... che si stava rattoppando, si stava organizzando. C'è un aereo che stava già volando, ma nel frattempo perdeva 1000 pezzi e che vediamo come va. Sì, sì. È successo questo, vediamo un po'. Risolvevamo i problemi alla giornata e io non sapevo come potevo trovarmi prima a fare meeting su ok, quante piscine importiamo per la stagione, ok, come facciamo a stampare 15.000 cuscini nel prossimo mese, c'è il Covid di mezzo. Cioè, nel frattempo contavamo a creare un e-commerce, abbiamo fatto una marea di fesserie, anche quelle di spostarci fuori dal focus di Amazon, e dopo un anno abbiamo capito che era completamente sbagliato per quelle che erano le nostre logiche. E persone che abbiamo assunto, che abbiamo, diciamo, abbiamo missato, un po' per nostra inesperienza, perdonami, un po' perché non erano le persone adatte. Una cultura aziendale completamente da scrivere, che abbiamo scritto poi... Perché okay, eravamo un gruppo già ormai di 7-8 persone, okay, ma chi siamo? Come ci piace essere? Quant'altro? Ecco perché poi da lì a un anno, col grafico, anche brand manager, abbiamo anche creato il brand della FBC,
e abbiamo plasmato poi quella che è la cultura aziendale di oggi sulla base di quello che eravamo, no? E di come ci siamo evoluti. Però per rispondere poi prettamente a quella che era la tua domanda, non sapevamo assolutamente come fare. E questa è stata la cosa che oggi più di tutto ringrazio per aver avuto i mezzi e l'opportunità di mettermi in gioco. Non è stato semplice, veramente abbiamo avuto momenti sul filo del rasoio, più di uno, però li abbiamo affrontati con cazzim e attitudine, e questo ha fatto la differenza. Semplicemente pensando al bene dell'azienda, pensando che fossimo una squadra, e abbiamo affrontato tutto quello che è venuto dopo nel mentre ci organizzavamo. E non è stato semplice, perché dovevamo capire come fare veramente product management, come vendere legalmente ovunque in Europa. Amazon nel frattempo si stava riorganizzando e da lì agli anni a venire ha implementato come minimo 2 o 3 grandi regole, no? All'anno, che hanno influenzato non poco i seller. E come è stato? È stata tosta, lo è tuttora, però quel periodo me lo ricordo ancora veramente come la stanza dello spirito del tempo. Veramente entravi, prendevi schiaffi, risolvevi 5 problemi e il giorno dopo ne trovavi 6 nuovi. Guarda, io veramente ti ringrazio, vi ringrazio per queste parole, perché sono molto motivanti, ma allo stesso tempo aprono tanto gli occhi su questo mondo, perché tante volte si vede la punta dell'iceberg e non si vede veramente tutto ciò che c'è sotto, tutto il resto dell'iceberg non si vede, cosa che te invece adesso hai raccontato, ed è sicuramente un esempio, perché tante volte i seller, anche chi ha risultati, e comunque sia, si buttano giù delle volte, no? Cioè si rendono conto di, ma forse è troppo difficile, ma forse Amazon devo lasciare tutto, chi se ne frega, ma boicottiamo Amazon. Tante volte sento queste parole proprio da persone che iniziano dopo un po' a soffrire. Invece è interessante vedere come ora, non dico che è un esempio per tutti, perché io qui riconosco nelle tue parole che proprio questo tipo di percorso non è per tutti. Cioè non tutti possono resistere, tra virgolette resistere, a certe responsabilità e certe scelte che sicuramente non tutti sono disposti a fare, con il rischio di perdere quello che già hanno. Questa roba è qualcosa che dalle tue parole ci si arriva tanto, cioè si sente tanto. Ed è un qualcosa che dovrebbe aprire gli occhi a tantissimi seller che non è un gioco, ok? Cioè è un gioco nel senso, dobbiamo divertirci comunque nel processo, e quello che avete fatto anche voi, nel senso che alla fine, come dici te, la stanza dello spirito del tempo, comunque quando ci ripensi dici, cavolo, sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta, no? Sì. Allora, le scene erano queste. Io che tornavo a casa, no? Ora, mia moglie, al tempo era la mia ragazza, già convivevamo, c'erano momenti in cui tornavo a casa, piangevo e dicevo, mamma, Melanie, io non so cosa sto facendo, cioè veramente, perché poi dopo 6 mesi team leader, dopo 1 anno Amazon manager, dopo 2 anni amministratore, io nel frattempo dicevo, ma davvero, ma non ho studiato da Bocconi, dico, io ho preso solo il diploma, sì, mi sono sempre impegnato, ma abbiamo sempre dovuto imparare tutto da noi, no? Autodidatti. E non è stato per niente semplice, quindi, però poi almeno arrivavo in ufficio e c'era un clima delle persone che sentivi che erano affini al tuo mood, che volevano esattamente quello che volevi tu, spaccare. E questo mi ha dato la forza di compensare tutto lo stress, tutto quello che, di, tra virgolette, brutto, ma necessario, serve in un percorso se si vuole scalare, no? La classifica, tra virgolette, in un certo modo. E l'altro aspetto da considerare, molto molto importante, che è un percorso che affronti se ti armi di tanta apertura mentale. Cioè non è un percorso, quello con Amazon come anche altri, ma specialmente questo, che tu affronti se non sei aperto mentalmente nel vero senso della parola, quindi non ti metti in discussione spesso, non sei pronto a riorganizzarti frequentemente, non sei pronto a lanciare progetti, a buttarli subito dopo quando vedi che non funzionano. Quindi serve un'apertura mentale, una resilienza non indifferente. Questo lo dico a tutti, a chiunque voglia iniziare questo percorso. Ecco, sfadiamo i falsi di fuffa guru. Non è semplice vendere su Amazon, vendere bene, non è per tutti, ma è adatto a chi ci crede davvero, chi vuole studiare e chi vuole rimboccarsi le maniche, come in ogni cosa, specialmente questo mondo, perché è ipercompetitivo, molto più rispetto ad altri mercati e ad altre nicchie. E se lo volete aggredire, armatevi di tanta pazienza e di tanta volontà di studiare, perché non importa a che livello siate di studio o quanto pensate di conoscere, quando ti getti su Amazon è tutto da riscoprire. Questo è interessante. E serve uno studio della Madonna per affrontare questo topic qua,
è un percorso su Amazon impegnativo nel senso che non vuoi fare le 500-400 vendite al mese, che anche quelle per farle all'inizio devi sbattere, non è sicuramente semplice. Quindi ecco, sfatiamo questa roba qua. Vendere su Amazon non è semplice, non è per tutti, ma per quei pochi che riescono è veramente molto soddisfacente. La riassumo qua. Sì, devi... No, veramente grazie Matteo, queste parole sono fondamentali. C'è ancora, c'è stato per anni anche questo stallone nella serie. Sì, te inizia, ti crei la seconda entrata, poi vedi come va. Io penso che anche per quello che avete raccontato qua, il perché fa la differenza, cioè il perché lo fai che poi ti permette di superare questa corsa d'ostacoli in un certo senso, perché gli ostacoli ci sono e ci saranno sempre, più picco, più bassi o più alti, non importa. Quello che conta è se te veramente li vuoi superare, al costo anche in dei momenti di finirci contro, perché alla fine non è che sempre ci si fa. L'importante è però quel perché, quel dire ok, lo faccio perché e lo sento, e quindi mi permette di rischiare, di fare un passo in più dove altri magari si fermerebbero. Però ora, di tutto questo discorso, che sicuramente uno dice ok, che sono cose veramente bellissime, cioè il vostro processo secondo me è la parte più bella, cioè veramente più bella della live, e io sono una persona in realtà molto che mi piace andare in profondità, e quindi mi piace andare a toccare anche quelle corde del processo, quindi capire cosa vi ha fatto evolvere e cosa diciamo vi ha permesso di superare certe difficoltà. Però poi anche per chi si chiede, ad esempio, cioè su Amazon, no, che avete visto essere un campo di battaglia, che praticamente Amazon tutte le volte se ne esce con una policy nuova, poi oggettivamente nel concreto, no? Tipo, sei lì tranquillo, poi ti arriva la mail, nuovo aggiornamento, alzano le commissioni, che negli ultimi, penso, 3 anni ci sia stato un aumento di commissioni mai visto prima nella storia di Amazon, e per ogni cosa, dalle restituzioni, alla gestione dei magazzini, eccetera, alla gestione delle unità, insomma, c'è stata una serie di cose, e inoltre c'è anche le campagne pubblicitarie, tutto il resto, i costi del prodotto, cioè insomma tutta questa cosa che oggi è fondamentale quando si vende su Amazon. Uno dice sì, ma perché? Cioè, come fai ad avere margine? Ecco, anche questa cosa qui. Cioè, voi come avete fatto ad avere margine su Amazon? No, io mi metto nei panni di chi ovviamente fa questi discorsi e dice sì, ma non ha senso vendere su Amazon. Amazon prende tutto, no? Voi come avete fatto a farlo funzionare a livello di marginalità, visto che Amazon aumenta sempre le commissioni, visto che Amazon blocca i prodotti a caso, visto che Amazon ha sempre tutte queste cose, che il supporto è inesistente, tutte queste cose, insomma, com'è possibile? Cioè, voi che di che droga vi siete fatti? No, sto scherzando. No, a voglia tutte. No, hai sollevato... Si scherza, amici della postale. Allora, andrebbero presi per gradi. In sostanza, abbiamo cercato di risolvere un problema alla volta. Allora, noi nascevamo con i prodotti cuscini che prima di tutte queste modifiche erano il prodotto perfetto, voluminoso, una media di prezzo superiore ai 30 euro, ok, cuscini allattamento, famosi cuscini allattamento, e le FDA, e per quelle che era la logica di Amazon, che non andava sul volumetrico, era il prodotto perfetto. Nascevamo figli della filosofia Lean, quindi quello che tutti gli altri facevano era importare dalla Cina, okay, o dal Pakistan e perdere tutto in trasporto. Noi invece ci siamo fatti il mazzo per trovare una rete di fornitori locali iper ottimizzati. Qui andavamo noi a ottimizzare anche la produzione per spuntare cosa? I centesimi. I centesimi che su Amazon poi hanno fatto la differenza. Quindi, quello per il brand vecchio. Ti racconto un aneddoto. Quando è partito il brand Flowen, ok, post, diciamo un po' post-Covid, noi ci trovavamo a pagare i nostri cuscini a causa, proprio sono fatti poi di poliestere, in sostanza di benzina, poi dopo la guerra è incrementato tutto, trasporti, benzina, poliestere, tutte le nostre materie prime erano incrementate. Siamo arrivati a pagare il prodotto il 50% più caro di quello che pagavamo prima degli eventi. E nel frattempo l'exit era stato già fatto. Quindi io sono stato amministratore, il team è rimasto tutto, che aveva un costo aziendale di 500.000 e 0 asset. E in più ci vediamo il costo prodotto aumentato del 50%, perché i fornitori per 7 volte ci hanno comunicato aumento prodotti, costo prodotto. Come fa a risolvere questa roba qua? Non dormivamo la notte, ovviamente, no? Ok, perché i bilanci poi inizialmente... Poi più gli investimenti in pay per click da fare per posizionare un brand in tutto questo. Come la risolvi questa roba? Deadline. Non avevamo tempo. Ogni cosa era urgente, ogni cosa era un must. In sostanza abbiamo lavorato 2 anni incessantemente per cambiare tutto il nostro parco fornitori, per passare alle importazioni, per trovare tutti gli importatori che potessero seguirci e dargli subito dei numeri per avere un prezzo ottimizzato.
Tant'è che ad oggi ci troviamo invece nella situazione opposta, che paghiamo il 60% in meno i prodotti rispetto a 2 anni fa. Ok? Interessante. Certo, siamo stati in grado di farlo perché siamo sempre certi dei numeri che generiamo su Amazon, e garantire numeri a fornitori grossi è sempre una leva molto importante. Quindi, no? E questo, ecco che dico, Amazon chiede tutto, ma dà anche tutto. Ragazzi, non è scontato avere un marketplace dove tu sai per certo che se fai bene vendi il prodotto, perché c'è una marea di gente che va molto consapevole di voler acquistare qualcosa. Cioè, questo è tutto. Non doversi porre il problema di trovarsi la lead è una figata assurda per un business. Una volta che tu sai poi come ovviare a tutti i problemi della pay per click, del lancio di un prodotto, è qualcosa che tutti danno per scontato, ma non è scontato. Cioè, sapere che tu, se vedi un qualcosa che va su Amazon e sei in grado di comprarlo al giusto prezzo e sai vendere, poi lo vendi effettivamente, hai questa certezza, non è scontato. Ed è un qualcosa che Amazon va dato, no? Va dato atto. Il fatto di avere un servizio di spedizioni, che l'FBA, dove Amazon fa tutto e fa anche il customer care, non è scontato. E ti permette di restare molto snello in un'azienda. Ecco perché ci siamo sempre potuti organizzare. Da 7 poi siamo passati in 13 siamo rimasti. Una struttura con 13 persone si organizza facilmente. Perché? Perché Amazon fa più della metà del lavoro. Di logistica, di marketing suo stesso, ti assicura sempre che c'è un flusso di persone. Contrariamente, con un e-commerce normale, vai a fare 12 milioni di fatturato fiscale con 13 persone. Non lo fai, perché probabilmente 7 sono solo per il customer care. Ok? Giusto. Sì. Quindi abbiamo cercato di risolvere un problema alla volta. Le liste. Eh sì, all'inizio le liste, ancora adesso sono un incubo. Poi però sbagli, sbatti, fai. Abbiamo risolto in 2 modi. Uno, abbiamo preso a più e pari il servizio Amazon 360 dove ti danno l'account manager, che tutti non vogliono pagare perché costa 5.000 euro al mese. Noi anche quando non ce lo potevamo permettere, l'abbiamo pagato comunque. Apro e chiudo parentesi, noi non prendiamo soldi dalle banche, non abbiamo preso soldi da investitori, tutto internos alla nostra azienda. Dai ricavi delle vendite siamo cresciuti. Ok, quindi questo non dettato da poco. Quindi anche quando non ce lo potevamo permettere, facevamo scelte di fiducia, di fede, come dicevamo a Stefano. Che facciamo? Li paghiamo 5.000 euro al mese, però poi quando c'è un problema su una lista, un blocco o qualcosa, abbiamo un contatto dentro Amazon che ci sa guidare, indirizzare, risolvere il problema? Sì, abbiamo deciso di farlo e ci ha salvati. Quindi questo è il primo consiglio che faccio. Quando vi contatta Amazon 360, poi voi pagate in base a quanto siete grandi come seller. Noi da subito è stato 5.000 euro, per altri sarà 1.000 euro. Pagateli, perché sono i soldi migliori investiti che avrete se volete avere un business su Amazon. Seconda cosa, i famosi file flat. Dopo un po' ci siamo arrivati, ma ci siamo accorti che facendo tutto, creando l'async dal parent da zero tramite file flat, dopo avevamo molti meno problemi da parte di Amazon sulle liste, su tutte le contribuzioni di catalogo che loro facevano. Perché? Perché questi file flat, se ti metti, li organizzi bene, li fili tu, hai molte più chance che un domani Amazon non ti mette il bastone fra le ruote, perché una volta che ti metti una contribuzione, poi è finita. Poi stai lì a combattere, a togliere una retribuzione da parte di Amazon. È un incubo. Lo sanno tutti, lo dico per i nuovi che decideranno di farlo. Quindi, esiste con i file flat. Però come ci siamo arrivati? Sbattendo, sbagliando. Alla fine, Stefano era la persona responsabile di risolvere il problema. Mi ricordo che la notte, mi chiamò e disse: Matteo, ho capito come fare. Ho risolto. Stavi dormendo, sono al telefono, hai capito? Sì. Ed erano tutti in ferie, lavoravo solo io. Mi sono preso questa cosa, ho detto: guarda, devo risolvere per forza. Tra l'altro adesso, quando mi chiama Stefano, io tremo. Perché l'80% delle volte mi deve dire un qualcosa di brutto che è successo su Amazon, quindi quando è un lavoro di questo, se tu Stefano faccio diciamo che gestisco l'account a 360 gradi, quindi se chiamo Matteo fuori orario di lavoro è sempre: Matteo, è arrivato questo, e quindi diciamo questo è un particolare. Poi hai accennato anche al blocco delle liste, no? Il blocco delle liste all'inizio, ma ancora adesso, per chi non ha questo strumento aggiuntivo, è un incubo. Perché? Perché tu parli col customer care, con l'albanese, con l'indiano, tutto rispetto per il pakistano, ma sono persone che magari sono il giorno prima. Poco attente ai dettagli, diciamo, riassumiamola così, che non sono in grado di fornirti l'assistenza di cui hai bisogno.
Ricordo che quando sono stato assunto a settembre-ottobre ormai del 2020, ci trovavamo dopo 2 o 3 mesi ad avere il 60% delle nostre liste bloccate. Su un asset che le liste erano gli unici nostri asset aziendali. Sì, e fondamentalmente quello che è stato fatto è: ok Stefano, c'è questo problema, risolvilo. E fondamentalmente abbiamo visto sempre i problemi, anche un po' come policy aziendale, come indovinelli da risolvere. E poi alla fine abbiamo risolto tutto. Cioè, nel senso, l'importante è sempre essere attenti al dettaglio, a quello che si fa. Solo che all'inizio ci mettevamo 2 mesi, 1 mese magari, no? Ad oggi lo strumento che abbiamo, ripeto, quello dello sblocco liste tramite anche il supporto del 360, che ci deriva grazie all'account manager, è allucinante. Sono sempre persone da pressare, per carità, certo. Ma si arriva prima e ti permette, tramite un master case che noi abbiamo, di evitare tutto il customer care basic di Amazon. Cioè noi proprio abbiamo un customer care italiano. È solo alle stesse persone che ci conoscono, che sanno cosa facciamo, è un team di persone che conosciamo, e quindi capisci bene che i problemi li risolviamo in un quinto del tempo rispetto a prima, e noi ogni volta che ci bloccano la lista in sostanza sono fatturato fermo certo. Mancano guadagno, quindi per forza dovevamo trovare, no, la soluzione. Come l'abbiamo trovata? Studiando, sbagliando, prendendo KPI, benchmark. Cioè noi proprio segnavamo questo mese quanti problemi con Amazon? 30. Perfetto, in quanto tempo risolviamo mediamente? 1 mese, perfetto. Ma invece quanti problemi abbiamo con Amazon? 5. Quanto tempo risolviamo? 1 settimana. Ok, e tu capisci che stai andando sempre meglio. Questo, guarda, veramente avete dato dei consigli e dei suggerimenti di estremo valore per chi li sa cogliere, ovviamente. Però veramente la cosa interessante, quindi io voglio ricapitolare quello che mi hai detto, quindi l'importanza dei costi di produzione, cioè di avere anche giusti fornitori locali, interessante questa parola che oggi... Allora, non sempre. Ah, ok. Ci sono brand che permettono di farlo locale, altri brand dove tu sei per forza devi mirare all'importazione. Il problema è che per avere marginalità devi essere snello, ci devi metterti lì proprio davanti alla lavagna e capire come faccio a fare meno passaggi della merce. Come faccio a mandare merce dal fornitore direttamente dentro Amazon per evitare il 3PL? Come faccio a fare 1000 giri di modo che questa merce non sia spostata là, non pago stop, non pago ricarico del fornitore? Come faccio a ottimizzare il packaging di modo che entrano più lotti, più pezzi nel lotto? Come faccio a mettere più lotti all'interno dello stesso camion? Tu sommi tutti questi piccoli tasselli, come faccio a ottimizzare l'FBAT? Li ottimizzi tutti e per magia esce quello che è il tuo vantaggio, anche competitivo rispetto agli altri. Questo, guarda, è veramente interessante. Anche il fatto di avere un contatto, come hai detto te, dentro Amazon diretto con Amazon 360 sicuramente ti dà un po' anche di tranquillità mentale a un certo punto, perché ovviamente dici, cavolo, posso veramente, se ho un problema, avere qualcuno con cui parlare, cosa che infatti la maggioranza dei seller non hanno, o anche che comunque si affida alle agenzie, che per carità ci sta se fanno il lavoro e tutto e gestiscano, però probabilmente anche loro, probabilmente potrebbe avere senso avere un contatto direttamente dentro Amazon, perché meglio di Amazon stesso chi può agire sui problemi. Però è anche vero proprio il fatto che tutte queste cose che avete detto e che continui comunque a tirar fuori, perché poi ce ne sono una marea su Amazon, non è veramente, cioè c'è una marea di cose, bisogna mettere le mani in pasta, nel senso iniziare a vendere e poi via via che arriva un problema imparare a risolverlo. Però è interessante anche come dicevate, cioè di vedere quanti problemi compaiono, no? Quanti problemi compaiono ogni mese, facciamo finta, e capire in quanto tempo li risolvo, cioè vedere il problema come un po' un'opportunità per migliorare alla fine, è quella che è stata. È un qualcosa che non è scontata, perché oggi, soprattutto un po' la mentalità che c'è, l'alone che c'è nel mondo anche imprenditoriale, è quella del se è troppo difficile, uno inizia a dubitare di tutto quello che sta facendo e poi si fa man forte perché trova altre persone con cui lamentarsi del problema invece di trovare persone che pensano a risolverli. E questa roba è un qualcosa che state comunicando invece, cioè state dicendo chiaramente che nonostante i problemi le soluzioni si trovano se abbiamo l'obiettivo di farlo funzionare. Assolutamente, che però non è scelta di farlo funzionare. Quando i bilanci, voglio dire, gli investimenti sono a pagare, i bilanci devono essere sistemati, devi trovare per forza la soluzione, ecco perché poi chi ci viene non dorme la notte, no? Così si dice. Infatti ragazzi, solo per dire, dare man forte a quello che stai dicendo, quando facciamo dei meeting per ogni settimana, no? E per più di qualche settimana non mi riportano dei problemi, io non sono molto felice, perché non stai trovando problemi, ok, probabilmente stai nella tua comfort zone e non stai facendo qualcosa di nuovo, perché altrimenti i problemi escono sempre.
E ogni problema risolto per noi è una gemma dal quale impariamo qualcosa. Quindi io voglio che ogni anno, perché sennò stiamo crescendo. Problemi uguale crescita, se li risolviamo ovviamente. Se non li risolviamo, anche perché la mentalità. Non voglio dire. Diciamo, una frase fatta, diciamo, delle solite, però diciamo che si può riassumere con non è facile, ma ne vale la pena. Cioè, nel senso, noi durante l'anno raggiungiamo, cioè adesso year to date, la mia dashboard di fronte, abbiamo raggiunto già 500.000 di clienti in tutta Europa. Cioè 500.000 di clienti vuol dire 500.000 di ordini con tanto fatturato, tanto profit e tutto quello che ne consegue. Cioè, nel senso, è un'opportunità. Non è facile, ma ne vale la pena, appunto. Voi, appunto, quindi vendete con la logistica di Amazon, giusto? Poi arrivando poi a livello pratico, con la logistica di Amazon e vendete in tutta Europa, cioè in tutti i mercati europei? Tranne l'UK, esatto. Ok, tranne UK vendete un po', vendete ovunque sostanzialmente. Esatto. Ok, interessante, questa cosa interessante appunto per capire la struttura. E a livello, ecco, un'altra domanda interessante, poi andremo verso la chiusura perché comunque sono già 46 minuti di live, di estremo valore, eh? Infatti vola, veramente vi ringrazio. veramente vola, vola il tempo, poi nelle live è una cosa, ho notato, vola tantissimo il tempo perché si chiacchiera, veramente la cosa più bella questa, cioè senza filtri, dire le cose come si sono passate, questo ispira. E questo è quello di cui hanno bisogno le persone e quindi vi ringrazio di questo. E un'altra domanda però in conclusione, voglio arrivare al lato campagne. Campagne di Amazon, perché non vi chiedo ovviamente ma come si fanno eccetera, perché sono cose che variano da account a account, da azienda a azienda, e uno potrebbe entrare in un filone infinito di questa roba, però capire, cioè voi come l'avete gestita questa cosa, perché comunque le campagne prendono tanto margine su Amazon, no? Giusto, cioè sono quelle cose che se non ci stai attento iniziano quei click, poi anche durante il Prime Day per esempio, no? Che ci sono più occhi puntati sopra, inizia il delirio, e è interessante, cioè, capire voi comunque sia per strutturare l'aspetto campagne e tutto questo avete analizzato, immagino, molto bene i margini per capire quanto potete investire, e soprattutto c'è, cioè, anche come strumenti, ad esempio LinkedIn l'avete mai utilizzato, giusto per capire, per le parole, certo, chiave ad esempio, cose di questo tipo, perché anche su queste cose c'è un po' una lona, nel senso è un po' tutto lasciato al caso, invece vorrei prendere di riferimento voi per dire guarda, ok, abbiamo iniziato a vendere, ci siamo resi conto che le campagne erano importanti, come le abbiamo iniziato a gestire, ora non a livello tecnicismo, ma a livello di come avete impostato la struttura delle campagne, e poi capire anche un po' come vi siete mossi a livello di strumenti, cioè ad esempio LinkedIn, se lo usate o meno, che alla fine è uno software che io più spesso nomino, ma che io per primo ho utilizzato, ancora prima di esserci in partnership, e che oggi tantissimi seller e agenzie utilizzano, quindi anche per capire... Poi, chi effettivamente è lì, no, sul fronte, che sta facendo? E quindi questo semplicemente vi chiedo, se è possibile. Assolutamente. Allora, diciamo che mi collego alla tua domanda e rispondo, diciamo, cercando di trattare due temi. Il primo tema è che il nostro approccio in primis è algoritmico, nel senso che noi abbiamo raccolto così tanti dati e raccogliamo continuamente tanti dati che ormai la nostra, tra virgolette, strategia di marketing su Amazon segue un vero e proprio algoritmo stilato, e anche quello è un asset aziendale, quindi per quello che concerne FBC e il lavoro che facciamo qui dentro. Poi, per quanto riguarda invece il punto di partenza, il nostro punto di partenza è stato fondamentalmente testare tanto, vedere cosa ha funzionato e andare avanti, vedere cosa non ha funzionato e riprovarci oppure scartare questa opzione. Cioè, fondamentalmente noi non ci mettiamo mai dei limiti sul tipo di campagne da testare, da lanciare. Ti faccio un esempio: sponsored display, sponsored brand, vari tipi di targeting per audience, per conversioni, eccetera. Fondamentalmente quello che facciamo è cercare di tenere in alto quello che performance molto bene. Sì, certo. Allora, io diamo adesso veramente puro valore a chi ci ascolta. Hai chiesto i tool, perfetto. Segnatevi questi nomi, perché vi parla chi ne ha testati una marea. Non ci guadagniamo niente. Non ci guadagniamo niente, tra l'altro. Li conosciamo tutti. LinkedIn è imprescindibile. È imprescindibile per tutto ciò che concerne keyword, tracciamento delle keyword, di posizionamenti e search volume. Shopkeeper, per tenere traccia di tutto quella che è la vostra profittabilità su Amazon. Il migliore tool in assoluto, soprattutto se vendi in tutti i mercati.
non sto qui a spiegarvi i motivi, fidatevi, fatelo. Se sei italiano, Zone Wizard per tenere traccia della fiscalità ai fini dei discorsi dell'IVA, e siamo a tre. E quale altro possiamo Kipa. Kipa, vabbè, quello l'avevo dato. L'abbiamo dato un po' per scontato tutti. L'avevo dato per scontato. E poi per quanto riguarda il tipo di campagna, la filosofia è questa. Quando vendi in tutti i mercati tanti prodotti e ha a che fare quindi con una miriade di competitor, la logica da applicare è questa. Nel corso di vita del prodotto non ci sono campagne più belle e campagne meno belle. Devi testare tutto. Devi dare a ogni tipologia di campagna la possibilità di funzionare. Ok? Perché ci sono talmente tanti fattori in mezzo, ne abbiamo visto talmente tanto che questa tipologia di campagna per un prodotto in un mercato non ha funzionato, in un altro è la migliore. Soprattutto in un determinato, in una determinata, diciamo, posizione della timeline del prodotto. Fondamentalmente tu stai lanciando un prodotto che è nuovo. Mi immagino che tutti i seller pensino a portare traffico sul prodotto, quindi fai questo tipo di campagne per questo obiettivo. Poi arrivi in una fase in cui il prodotto deve aumentare le vendite organiche, fai determinate azioni. Piuttosto che voglio portare più audience al mio brand, faccio determinate azioni con altri tipi di campagne. Piuttosto che voglio conquistare il placement nella pagina prodotto di un mio determinato competitor, faccio un esempio della pagina prodotto in basso, le piccole display, faccio questo tipo di campagne. Però il nostro approccio, ripeto, è algoritmico su questo, nel senso siamo molto forti. Ecco. La maestria sta nel capire quando è il momento di testare un determinato tipo di campagna, perché se tu con un prodotto in una nicchia competitiva, immaginiamo noi cucina, no? Una delle più case cucina, una delle più competitive di Amazon, ti metti al lancio del prodotto e te le testi tutte, stai facendo un antidivo negativi che dopo un mese hai chiuso la baracca. Quindi è chiaro che devi saper settare quando è il momento di testare una campagna. Quello che va bene lo mando avanti. Quello che non va bene, ed è la cosa in più, non basta semplicemente dire ok, sta campagna, questi tipo non stanno andando bene, le fermo perché non vanno bene. Eh no, perché non stanno andando bene? Se sono tipo del mio prodotto, perché non vanno bene? Su cosa posso lavorare affinché io possa convertire meglio? Su cosa posso lavorare? Ma un keyword che parla di un cuscino, faccio esempi proprio stupidi, un cuscino impermeabile, ma io lo comunico bene che il mio prodotto è impermeabile sulla lista? No. E allora uno che scrive cuscino impermeabile come farà mai ad acquistarmi? Quindi non spegnere le parole solo perché non performano. Prima farsi la domanda, perché non mi performa una campagna pay per click? Perché idealmente sul vostro prodotto, se una keyword è in target, voi dovete convertire bene, dovessi essere in grado di convertire bene, quindi poi da lì nascono tutte quello che lavoro l'amato specialist, revisione della lista ogni mese, A/B test perenni, switchare dal ranking up di una keyword a un'altra, perché in sostanza il trucco è rankare ma far sì che il TACOS totale sia in linea con quello che ti puoi permettere. E altrimenti se lo fai su 5 prodotti in 5 mercati, se non segui questa logica non è sostenibile. Come lo si fa? Puntando prima delle keyword, te le monitori ogni giorno, quando li hai avuto successo switchi dal guadagno organico e te ne punti altre, impari a capire qual è il costo per click, di modo che bisogna lavorare di fino. Ecco, io un messaggio che voglio lanciare è: noi non abbiamo mai utilizzato i software automatici di Pay Per Click Campaign, non me ne abbiano i signori che fanno questo business, o meglio, ne abbiamo testati tanti, sì. Vabbè. Mai nessuno è stato più efficiente dei ragazzi, di chi veramente ha capito come fare Pay Per Click, perché ti mettono un po' di limitazioni e poi una campagna performance la trovi dopo 3 mesi, dopo che ha bruciato l'ira di Dio. Quando invece, quando tu entri in un prodotto competitivo, in una nicchia competitiva, non hai sempre, se lo fai su 7-8 prodotti all'anno, non hai modo di perdere soldi su tutti i mercati. Come fai quindi? Accendere il cervello, qualcosa che un software non può fare. Quale keyword puntare perché Helium ti dice che è meno competitiva, in quale mercato utilizzare quei profitti per poi rankare di nuovo nell'altro mercato. Quindi è un lavoro di fino ed è un lavoro sartoriale dove tante persone tutto il giorno fanno solo quello. Cioè hanno minimo 3 schermi, minimo devi lavorare con 3 schermi aperti, devi monitorare sempre la competizione, devi monitorare gli eventi, come si comporta la competizione rispetto a te, ed entrare nella logica che su Amazon il prezzo, la recensione, il modo in cui tu fai la lista, come ti approccia il cliente, è tutto. Cioè, per poter vendere su Amazon, ogni KPI importante deve essere fatta bene. Quanto velocemente arrivi al cliente, quante SLA hai, come comunichi sulla tua lista,
come rispondi alle recensioni, come rispondi come feedback venditore. Ecco perché poi con il nostro approccio di customer care, il cliente ha un problema, perfetto, ci sta fregando, non ci sta fregando, vuole fare il furbo, non mi interessa, rimborsato e prodotto gratuito a casa, fine. Ma così poi le recensioni, sì, è vero, nel breve termine, nel lungo termine si sta facendo vendere tanto di più che se anche il margine sulle vendite si è abbassato, le quantità delle vendite, quanto si sono alzate, conseguenza è aumentato il profitto. Ora, è talmente da tanto poco tempo per dare tutte queste informazioni? No. In sostanza, non usate software di teleclick, secondo il nostro punto di vista. Studiate, testate, sbagliate e imparate. Esatto. Veramente grazie di tutte queste cose, perché sì, esatto, il tempo comunque è poco, non si può stare 20.000 ore in live, e poi c'è adesso uno che in genere le live le fa durare poco, ma in questo caso, essendo il valore tanto e molto alto, avendo poi comunque qui come ospiti dei soggetti come voi, che comunque state veramente dando tantissimo valore all'intera community, quindi veramente grazie, ripeto, grazie di tutto questo, per me è inevitabile farla proseguire. Adesso comunque arriviamo alla chiusura, ovviamente in tutti i vostri discorsi si percepisce veramente quella capacità di voler trovare una soluzione, che ovviamente, come diceva anche Stefano adesso in conclusione, proprio è una questione di sbagliare e imparare, e quindi sbagliare, applicare di nuovo e testare. Alla fine le grandi strutture alla fine si basano su questo, sul testare e sbagliare. Ovviamente avere un esempio come voi qui è una motivazione in più a sbagliare meglio, no? In un certo senso, e prenderne nota, cioè quanti sbagli ho fatto, no? Questa è una cosa interessante. Mentre tante volte uno cerca di fuggire dal dolore, no? Abbiamo questa tendenza a fuggire quando le cose vanno male, mentre iniziare ad amarle, accettarle è un qualcosa che va molto più in profondità e ti permette di fare un lavoro anche su te stesso. Quindi cresce l'attività perché cresci te, e quindi è una cosa molto molto interessante. Guarda, arrivando proprio in conclusione, io voglio mettere l'accento su una cosa, nel senso che io, vedendo il vostro sito di FBC, ho visto che ci sono FBC in numeri. La cosa interessante è che non viene evidenziato tra i numeri, ad esempio, il fatturato, cioè come se il vero comunicare è proprio dato sul valore dei clienti, perché appunto menzionate le unità vendute, le recensioni positive, lanciano prodotti come primo. Quindi per far capire proprio quanto è importante il valore del cliente, prima del dire sì, questi sono i miei risultati. Questo veramente vi fa onore, devo dire onestamente, e non è scontato trovarlo veramente, quindi è qualcosa di molto bello. In conclusione, perché c'era un membro che aveva fatto una domanda... Flowen, hanno parlato del brand che stanno gestendo adesso, e voglio farvi una domanda scomoda, in conclusione, può essere scomoda, mi dite voi se potete rispondere o meno, perché voglio fare la domanda che secondo me si stanno facendo un po' tutti, onestamente, cioè, voi avete questo tipo 10 milioni di fatturato, quello che è, ok, quindi fatturato lordo, no? E quanto è in media, sto parlando in media, non su prodotto, ma avete detto avete circa 15 prodotti, in media, abbiamo parlato di take-offs, di margini sugli ordini che poi alla fine ottimizzate, eccetera. Quanto è il margine netto medio che avete sul vostro fatturato? Se si può rispondere a questa domanda. No, a livello di account. Sì, dico in generico, cioè a livello infanzia, complessivo. Allora, prima infanzia, parliamo di anni fa, è stato rivenduto in un exit dove avevamo il 25%, ok? Casa e cucina è un altro mondo, è una competizione completamente diversa, quindi cerchiamo di aggirarci tra il 15 e il 20, però sono numeri 6 volte superiori, ok? Certo. Da lì poi ovviamente cioè si brucia un po' di questa percentuale, ok? In casa e cucina, per i numeri che facciamo, per la competizione che abbiamo, che sono dei competitor diretti che vendono direttamente loro, ma di fatto se fai il 15 pulito su grandi numeri che sono quelli che facciamo noi, sei Dio, in sostanza. Sì, sono chiarissimo, okay? Chiarissimo. Invece prima questo era molto più fattibile, però poi c'era l'altro lato della medaglia. Facevamo 20.000 unità in più. Sì, 20.000 unità al mese. Con il brand di prima infanzia mi sono stabilizzato prima in casa e cucina per 10 giorni di fila. ecco. Grande Stefano, bravo. Questo andava evidente. Pure le c'è sempre più competizione, sempre più gente che è esperta in ad. Ovviamente bisogna stare attenti ad andare al di sotto, no? Questi sono dei risultati molto in linea, considerando poi quello che si vende Amazon e quant'altro. Però ripeto, sono giustificati se poi fai grandi numeri, no? C'è chi invece su Amazon fa un business completamente opposto, fa 1.000 vendite e se le fa al 30%, ma poi 1.000 vendite restano.
quindi è un po' una questione di scelta. Noi siamo un po' viziati dall'essere il best seller, il prodotto più venduto. Questo non ci aiuta, quando vedo perché hai perso il best seller, vabbè, così non mi interessa, sei una checca. Da quando sei diventato e loro proprio bruciano. Diciamo che un po' di percentuale in margine ce lo giochiamo così, perché siamo un po' pazzi. Ci sta. No, però anche questo facendo questo ci divertiamo tanto, nel senso. Sì. Allora, non esistono nicchie competitive su Amazon dove esci col 30 pulito, eh? Questo si darà a tutti. Questa cosa parcheggiatela, altrimenti non è competitività su Amazon, cioè parcheggiatela, ragazzi, toglietela dallo scenario delle cose possibili. Io infatti ho fatto la domanda per questo motivo qua, perché si vengono sparate un po' tutte le marginalità possibili, ovviamente, nelle varie community, cioè si sente veramente di tutto e di più, però poi parlando ovviamente come con voi che avete appunto una struttura e tutti i numeri, tutta la gestione, eccetera, è importante un po' capire poi quello su cui uno va a assestarsi. È molto importante Poi... Andrea, noi compriamo bene, compriamo molto bene. Compriamo meglio di chi compra per rivendere la GDO e abbiamo questi margini. Altrimenti non entri in queste nicchie, cioè non ci entri proprio. Fai il profit calculator, non vedi zero, vedi il rosso. Okay? Ecco. Quindi, perché poi la competizione in casa e cucina, come in elettronica, come in salute e benessere, tipo parliamo che noi competiamo contro i top 5 seller di Amazon. Di Amazon globale. Cioè, Amazon globale, quindi o compri bene o non entri in queste nicchie. Quindi qualcuno bisogna fare veramente un attimino di attenzione quando si decide di aggredire queste nicchie qua, Guarda, allora io vi ringrazio davvero di tutto questo. Era un'ora di live, siamo arrivati veramente di estremo valore. Io davvero vi ringrazio di cuore per tutte le parole, per esservi aperti così, che veramente è un qualcosa di cui le community di chi vende su Amazon veramente penso abbiano bisogno, di questa roba qua, di questa trasparenza e veramente di questo cuore che ci avete messo e che avete comunicato alla fine realmente, perché è arrivato tutto il processo e anche il gioco. Il gioco, come dicevi, è importante divertirsi, perché se uno non si diverte diventa stressante, diventa un peso. Quindi è bene lasciarsi andare comunque e divertirsi per quello che è, godendosi il processo. Detto questo, abbiamo visto alla fine quanto è importante riuscire a vedere i problemi come un'opportunità, che non è uno di quei discorsi motivazionali che si vedono così giusto su TikTok o Instagram, ma è proprio un discorso vero e proprio, cioè nel senso se hai voglia di farcela, ce la fai, ovviamente devi lavorare tanto sul valore che vuoi dare al cliente, ma per dare valore al cliente devi prima valorizzare te stesso, e voi secondo me l'avete fatto tanto in tutto questo processo, cioè iniziare conoscendovi sempre di più e creando dei rapporti veri e autentici che veramente poi vanno a costruire e a ottimizzare, a produrre risultati sempre migliori poi per i clienti alla fine, che tornano, il ciclo che torna da voi, che affrontate solo una conseguenza, come piace dire a noi, nel senso a noi che Jeff Bezos ha fatto un'intervista e diceva: io non mi aspetto che fra 10 anni i clienti vogliano prezzi più alti, spedizioni più lente. Fondamentalmente noi lavoriamo per questo, noi siamo non aggrediamo il portafoglio del cliente, ma cerchiamo di conquistare i clienti. Bellissimo, bellissimo. Io vi ringrazio ancora e ringrazio tutti quelli che hanno visto la live, chi la guarderà in un secondo momento, quindi grazie anche della tua presenza. Io saluto Matteo e Stefano e spero magari nel tempo ci riaggiorniamo, facciamo anche altre live, vediamo. Io ringrazio ancora tutti di cuore, un abbraccio e buon proseguimento a tutti. Un abbraccio a tutti. Grazie, grazie davvero.